Senti, hai dimenticato che prima ancora di private e commerciali si chiamavano radio libere Esatto. e la libertà veniva dal fatto che la comunicazione radiofonica, non parlo di quella televisiva, ma quella radiofonica era monopolio della RAI. Allora, libere perché comunque si era liberi di fare una comunicazione al di fuori di questo monopolio, di questo elefantio con monopolio che era la RAI. Non c'erano privati, non c'erano altri emittenti, venivano solo dall'estero, quindi radio libere. E queste radio erano comunque un po' la voglia di comunicare per alcuni e di coinvolgere il fruitore dell'informazione che non era coinvolto nel monopolio. Quindi si apriva la trasmissione al telefono e quindi gli ascoltatori potevano interloquire e far parte essi stessi dell'informazione. Poi c'era questa voglia comunque di sperimentare, come dicevi te, esploratore, sperimentatore, pioniere, di sperimentare questa cosa nuova. Per cui io mi ricordo che la prima volta si sentiva solo nella macchina di fronte a casa, quando abbiamo fatto il primo esperimento, non si sentiva altrove. E poi abbiamo dovuto comunque fare comunque dei progressi tecnici. E mi ricordo le prime volte che abbiamo aperto il telefono, è stato veramente un plebiscito di telefonate, non si riusciva a chiamare, addirittura non avevamo il telefono nella sede di Radio Arancia, ti parlo del 75, quindi di un'era geologica fa. Senti, noi abbiamo vissuto una stagione di sogni, soldi pochi, anzi spesso volentieri niente, ma passione tanta. Ti ricordi le prime radiocronache delle partite? Oh, devo dire che questa cosa è stata una fucina di professionisti, perché partecipavi anche tu, c'era il direttore responsabile Massimo Carboni, c'era Nicoletta Grifoni, e altre persone che poi sono diventate delle firme non solo nella radiotelevisione, ma anche nella carta stampata. E quindi voglio dire, la sperimentazione era anche per la radiocronaca. La prima radiocronaca la fece dell'Ancona Calcio, la fece Massimo Carboni, non mi ricordo dov'era, non so se era in Umbria, eccetera. Si faceva installare allora SIP il telefono in tribuna stampa, o addirittura si ricorreva ad abitazioni private che insistevano con i loro balconi o le loro finestre sullo stadio. Era una cosa incredibile. Per cui mi ricordo si andava qualche volta a suonare nelle case dove si vedeva che le finestre potevano vedere lo stadio e la partita quando non si poteva installare il telefono in tribuna stampa e questi signori gentili ci aprivano per fare una telefonata, naturalmente assicurando che loro non avrebbero pagato niente perché loro l'interurbana si pagava, che ci avrebbero chiamato, ma nel momento in cui si entrava in casa si andava a smontare l'apparecchio telefonico, si metteva un filo dall'apparecchio che molte volte era sulla parete, si metteva un filo e si portava fino alla finestra con un altro apparecchio telefonico per fare la radiocronaca. Ed era una cosa incredibile, per cui poi dopo, il giorno dopo, nei bar i commenti avvenivano sulla radiocronaca e si commentava sia la partita sia il commentatore se cioè, aveva fatto delle stupidaggini. Perché il commentatore era inventato lì per lì, diventava un radiocronista così avventizio e molte volte si lasciava anche prendere dalla passione Senti, calcistica per la squadra. cosa è rimasto di quella passione, di quel sogno? Una maggiore pluralità nell'informazione è rimasto questo, perché non è più. Adesso io, per esempio, come esperienza personale, non sento un giornale radio o un telegiornale di una sola emittente, la sento di più emittenti. E questo è comunque, questa della pluralità dell'informazione, tu mi insegni, è sicuramente un grande esempio di democrazia, nelle democrazie più. Poi il resto è diventato tutto, sono diventate aziende. Aziende che guardano comunque ai bilanci, al profitto, mentre noi sì, facevamo pubblicità, ma sicuramente noi non eravamo una radio solo musicale, facevamo l'informazione sportiva e facevamo anche l'informazione proprio quella
più estesa. Grazie, grazie a Gianni Maggi per averci fatto rivivere, anche a me personalmente, momenti indimenticabili. E allora auguri alla radio. Viva la radio!